Siamo in provincia di Taranto, nella presidenza, siamo qui con il vicepresidente, il neo vicepresidente, dottor Lomuzio. Insomma, siamo qui a capo di questo ente pubblico che ha, diciamo, raccontato, ha narrato la storia di Taranto in tanti tanti anni. Sì, una nuova esperienza, ma che dà una certa continuità a quello che è il progetto dell'amministrazione Merucci già in comune, appunto trasferita qui in provincia. Un ente importante perché è un ente che racchiude 29 comuni, quindi un territorio abbastanza vasto e molto variegato, con una serie di problematiche che vanno affrontate quotidianamente, ed ecco perché ho chiesto e abbiamo raggiunto questo accordo politico per far sì che io possa dare una mano quotidiana al Presidente, che ovviamente è oberato da tanti impegni occupandosi anche del nostro Comune, e quindi i progetti sono tanti che affronteremo insieme con la sua supervisione, ovviamente con il suo diktat e con la sua esperienza, che verrà tramutata in progetti per la comunità e per il territorio. Quindi si tratterà anche, diciamo, di un'amministrazione creativa, perché il territorio ha bisogno di nuove idee, di nuove energie. Assolutamente sì, affronteremo i problemi importanti. Ieri, per esempio, sono stato alla fiera di Bari per un convegno che riguardava i balneari, che sapete categoria che è interessata da tante problematiche che la Comunione Europea sta affrontando, però ci sono delle cose che esigono una squadra importante, che esigono l'impegno di tutti. Sono stato appunto ieri a dare quello che è il supporto e la presenza della provincia, appunto. Sì, infatti quando si parla di balneari si parla, diciamo, anche di tante risorse che vanno allo Stato centrale e non vanno invece alle province e ai comuni, che sono i primi interlocutori dei balneari. Assolutamente sì, ma poi, insomma, parliamo di una provincia e di una regione che ha del mare una delle maggiori risorse e appunto attrattive per tutto a livello internazionale. Ormai il Salento sappiamo quanto è importante nello scenario turistico mondiale, e quindi dobbiamo far sì di essere a fianco di questi dei balneari e non creare problemi, insomma, come qualcuno sta cercando di fare. Quindi avremo una provincia più sensibile ai problemi. Una provincia più sensibile. Io sto nei prossimi giorni inizierò dei colloqui con i consiglieri provinciali tutti, proprio per assicurarmi che tutte le loro istanze vengano recepite e vengano tramutate poi in fatti sul territorio, perché senza il loro supporto, senza la loro collaborazione, ovviamente, come dicevo prima, in un territorio così vasto non è possibile operare.